Eccoci qui e siamo più o meno ancora sul Piave perché il nostro secondo ospite questa mattina è Gianpaolo Casarin di Confagricoltura Treviso. Buongiorno e benvenuto, ex Buongiorno, sì. direttore. Ex direttore di Confagricoltura a Treviso, sì. Quindi una persona, una figura anche tecnica che conosce molto bene il tema che andiamo ad affrontare adesso, perché parliamo di consorzi di bonifica e delle elezioni che appunto domenica coinvolgeranno tutto il Veneto per il rinnovo delle assemblee. Abbiamo visto le situazioni in varie parti del Veneto e oggi ci occupiamo proprio di Treviso. Purtroppo quest'anno abbiamo dovuto fare i conti varie volte con allerta molto pesanti Sì. anche con la tragedia di Refrontolo che nel Trevigiano ha provocato quattro vittime, lo ricorderete tutti. E quindi sempre di più l'importanza della gestione delle acque e della tutela del territorio diventa una emergenza da gestire anche attraverso i consorzi di bonifica. Certamente. Ecco, per questo credo sia importante cominciare da qui. Perché andare a votare domenica? Perché andare a votare? Perché i consorzi di bonifica sono degli enti poco conosciuti, diciamo, dai cittadini, conosciuti certamente meglio dagli agricoltori, e pochi sanno quali sono poi le funzioni dei consorzi di bonifica. Molti pensano che la bonifica ormai dalle nostre parti sia stata fatta, la bonifica è nata per sottrarre le terre alle paludi che portavano la malaria, eccetera, e quindi si sono riportate a coltura terreni che erano acquitrinosi e malsani. Però questa funzione dei consorzi di bonifica è quella che hanno assunto all'inizio, quando erano dei consorzi formati su estensioni naturalmente molto limitate tra proprietari terrieri, i quali si mettevano insieme per reggimentare le acque, per sottrarre alcune zone all'acqua e quindi renderle coltivabili. E In poi realtà oggi è ben altro quello che fa che fanno i consorzi di bonifica. vuole spiegare cosa fanno, perché non è più solo una questione di Se... campagna, ma è anche una questione di città Certo. importante. Allora, diciamo che i consorzi di bonifica, la loro attività principale è quella di gestire, di reggimentare, di gestire, di fare la manutenzione di tutta la rete idraulica minore, cioè se eccettuiamo i fiumi, i grandi fiumi, tutto il complesso di canali, di fossati, Fino agli scogli, tutto. che tagliano le nostre campagne, ma che servono anche le città. Cioè, per avere un'idea, in Veneto ci sono 26.000 chilometri di canalette e di fossati utilizzati dalla bonifica. Quindi vuol dire che più di metà della circonferenza del Infatti mondo, dicono che 26.000 chilometri. risolvere i problemi della piccola gestione idraulica risolverebbe metà dei Sì, problemi direi della anche più, salvaguardia idraulica. forse anche più di metà, nel senso che dalla manutenzione, da una sana gestione di questa rete idraulica minore dipende lo sgrondo delle acque, e quindi si evitano quei fenomeni che purtroppo oggi si verificano sempre più spesso, queste alluvioni che poi riguardano i territori cittadini soprattutto. Assolutamente. Allora,
se il consorzio di bonifica fa bene il suo lavoro, risolve gran parte di queste problematiche. Ecco, problematiche quello che i cittadini probabilmente lamentano è proprio questo, la disaffezione che c'è un pochino è proprio sul fatto di dire ma perché non riusciamo a gestire bene questa situazione, quali sono gli ostacoli, perché come si può cambiare? Tanto certo, c'è da dire che ci sono vari enti che operano sulle stesse cose, Igenio civile, il magistrato, la regione, gli enti di bacino, eccetera. Quindi il problema è che semplificare dovrebbe essere la parola d'ordine. Sì. Io direi una cosa, che noi italiani sotto un certo aspetto siamo un po' cialtroni su questo discorso qui, nel senso che arriva l'alluvione, allora l'alluvione, promesse di fare grandi lavori, di mettere a posto, poi le cose rimangono quasi sempre come stanno e quindi questi problemi si ripetono in funzione del moltiplicarsi di queste precipitazioni anomale, che ormai non possiamo neanche più chiamare anomale, il nostro clima sarà questo. È questo. Allora, però il problema è complicato molto dal fatto che noi abbiamo avuto anni, decenni di cementificazione selvaggia. Facciamo un esempio, quindi non sono numeri veri, reali. Prendiamo ad esempio Treviso. Treviso ha 247.000 ettari di superficie. 130.000 sono superficie agricola utilizzata, tutto il resto sono paesi, città, zone industriali e infrastrutture. Stiamo andando verso il sorpasso, quindi. Nell'arco del decennio 2000-2010, Treviso, la provincia di Treviso, ha perso 11.000 ettari che erano prima agricoli. Quindi sono stati trasformati in zone industriali, zone artigianali, con quel dissennato programma dei vari comuni che ognuno vuole, il centro artigianale, la zona industriale, eccetera. Dopodiché vediamo nelle nostre periferie intere zone industriali dismesse, artigianali dismesse. Però noi non pensiamo che quando sorgono queste zone, asfaltare, cementificare vuol dire che l'acqua che cade non viene più assorbita dal terreno e quindi va dove può andare l'acqua, e l'acqua è una roba terrificante. No, ormai però il danno è fatto. Ormai il danno è fatto. E quindi come si torna? Il problema è non si può intanto tornare. Darci una regola per il consumo del suolo, cioè, si sta finalmente discutendo a livello nazionale di una legge contro il consumo del suolo. Quindi il consumo del suolo per attività industriali, artigianali o altro, urbanistiche, dovrà essere giustificato da interessi imprescindibili e nello stesso tempo si dovrebbe imporre l'obbligo di utilizzare le zone industriali artigianali dismesse prima di farne altre che consumano. Fino a poco fa della salvaguardia anche del paesaggio, questo diciamo che gli ha dato una mazzata al paesaggio veneto. In 10 anni è sparito l'equivalente di tutto il comune di Treviso più il comune di Castelfranco più una parte di qualche altro comune. Sono numeri che fanno impressione, insomma, tutto il comune di Treviso sono spariti e sono diventati cemento e strade. Allora, chiaramente quello che deve fare il consorzio, oltre a fare la manutenzione, la gestione che permette appunto uno sgrondo delle acque, e oltre naturalmente a fare il suo compito, uno dei compiti principali, dare irrigazione per l'utilizzo da parte degli agricoltori, per un utilizzo delle acque che però anche questo non comporti sprechi. Oggi
si sta cercando, per esempio il Consorzio Piave ha fatto molto in questo senso, passare dall'irrigazione di scorrimento alla pluvirigua, cioè sì. L'acqua è un bene. In Veneto ci sono degli esperimenti belli da questo noi, punto di vista. Siccome pensiamo all'alluvione, lo dico, l'acqua ce n'è quanto ne vogliamo. Non è vero, perché in determinati periodi noi soffriamo di siccità. Abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, ma torniamo insieme in 2 minuti, tra pochissimo, per affrontare altri temi. Tra poco. Buongiorno e ben ritrovati, siamo con Giampaolo Casarin che rappresenta Confagricoltura Treviso e stiamo parlando delle iniziative collegate alle elezioni dei consorzi di bonifica di domenica, concentrandoci in particolare sulla zona di Treviso. Stavamo dicendo quelli che sono i problemi del territorio, problemi che purtroppo abbiamo conosciuto un po' tutti. Tra l'altro mi viene da sorridere perché in Veneto il 95% delle persone paga le tasse collegate ai consorzi di bonifica, che sono enti federali praticamente, per cui loro spendono sul territorio di rappresentanza le tasse che poi vengono utilizzate. Soldi che ovviamente non sono però sufficienti a coprire tutti i problemi e servono sempre denari nuovi per intervenire. Denari che spesso si spendono nelle emergenze, mentre potrebbero essere spesi nella salvaguardia del territorio. E risparmieremmo moltissimo. E questa, diciamo, è chi riuscirà in questa formula magica, probabilmente si conquisterà l'amore dei cittadini, che forse andranno più volentieri anche a votare. Però si stanno facendo tante cose in realtà, in tanti aspetti. Parlavamo dell'irrigazione e anche della tutela delle acque, perché acque, anche degli acquedotti e quelle che poi arrivano nelle nostre case, l'acqua potabile, in qualche maniera è collegata anche alla gestione dei consorzi di bonifica. La gestione idraulica che fanno i consorzi chiaramente è una gestione che mira anche alla tutela della qualità delle acque. E finalmente abbiamo capito che questo bene acqua non è un bene inesauribile. Anche da noi, pur nella pianura padana, quindi ricca di acque, comunque la disponibilità dell'acqua non è una cosa che dobbiamo scontata. Dare per scontata. Chiaramente, ripeto, i consorzi di bonifica, oltre alla gestione della rete minore, fanno, come abbiamo detto, l'irrigazione, ma fanno anche quelle opere che servono a rendere più improbabili quegli avvenimenti tipo alluvioni, tipo esondazioni, che purtroppo in questo periodo si sono accentuate anche in ragione del cambiamento climatico e, come si diceva prima, anche in ragione della cementificazione che questi ultimi anni ha divorato parte del territorio. Il problema, mentre a un agricoltore è facile spiegare perché dovrebbe andare a votare per i consorzi, che sono formati dai consorziati, che sono quelli che pagano i contributi consortili. Quindi è un esempio, uno dei più classici, di sussidiarietà. Adesso non se ne parla neanche un po', c'era un po' la moda della sussidiarietà, però il privato fa le cose che può fare nell'ambito di un determinato tipo di territorio, e qui i consorziati sono i soggetti che mantengono il consorzio, ma mantengono il consorzio con il loro contributo, consentendo con i loro soldi di fare la manutenzione, la gestione ordinaria. Oggi servono molti più soldi perché
devono essere fatte delle opere che salvaguardino il territorio da questi eventi atmosferici. Per esempio, si stanno facendo, se ne sono fatte già, le cosiddette casse di espansione o di laminazione. E sono cose fattibili. Noi abbiamo, per esempio, a Treviso soprattutto, un territorio bucherellato di cave dismesse, che sono lì, non servono niente a nessuno, sono anche brutte da vedere. Se si riuscisse un po' alla volta a utilizzarle per convogliare le acque e conservarle anche per i periodi di siccità, sarebbe un beneficio dal punto di vista della sicurezza sicuramente, ma anche dal punto di vista estetico, insomma, una ragione di queste brutture che sono state fatte nel tempo, ma che servono. Per esempio le casse che sono state fatte vicino, la cassa soprattutto quella di Vedelago, cioè sono invasi notevoli che in questi periodi qui sono pieni. Cioè, con la pioggia, certo. E hanno evitato così che si ingrossassero i canali e i fiumi per far danni nelle città. Insomma, ecco. Allora, io mi pongo sempre questo problema qui. È chiaro che è difficile per un inquilino che abita un terzo piano, dice: perché devo pagare il consorzio di bonifica? Che vantaggio ho? E la legge dice che io pago in funzione del beneficio che ho dall'ente. È difficile spiegarglielo, però si potrebbe dirgli: guarda che tu, intanto se va sotto acqua il primo piano, tu che sei al terzo non scendi, ma probabilmente hai garage, probabilmente hai i giardini, hai tutto, quindi anche tu sei interessato a che l'ambiente circostante dove abiti sia salvaguardato. È un po' difficile da farlo capire, insomma, ecco, molti ricevono questa bolletta del contributo, la pagano malvolentieri e Sì, dicono: perché ma è un a parte il fatto che c'è altro. stata una specie di rivoluzione anche proprio dal punto di vista normativo legata proprio alla Certo. gestione di questi consorzi, quindi anche probabilmente bisogna far capire Sì, che qualcosa è cambiato certo. e qualcosa c'è da migliorare. La volontà, mi sembra di percepire, almeno dall'animazione che c'è intorno a queste elezioni, è quello proprio di cominciare a risolvere alcuni problemi, come questo del dialogo tra le diverse competenze che ci sono su territori diversi e sul fatto di essere uniti verso alcuni obiettivi Certo, molto di chiari. programmazione. Devo dire che, per esempio, il consorzio Piave ha instaurato dei buoni rapporti con i comuni. Cioè, qui se il consorzio di bonifica fa delle cose e le fa senza sentire i comuni, e i comuni fanno delle cose senza sentire il consorzio, Già tutti e lì, due lavorano per fare danni. qualcosa, danni. Allora, la cosa molto semplice, apparentemente semplice, ma che per tanti anni non è stata fatta, è instaurare tra genio civile, consorzi di bonifica, comuni, un dialogo sulle cose da fare. Oggi, per esempio, per le opere, l'opinione del consorzio di bonifica per grandi interventi è obbligatoria, ma non è Vincola, vincolante. sì, infatti. Allora, è chiaro che qualcosa va modificato. Io immagino, pensate, i 95 km della pedemontana. Ecco, è una strada che taglia tutta la rete irrigua perpendicolarmente. Allora, una strada così, sicuramente utile, certamente, ma dal punto di vista idraulico, cambia le cose, cioè spezza, è come se un corpo venisse tagliato, è così, cioè i problemi idraulici sono enormi, quindi noi non ci pensiamo perché pensiamo che
alcuni, ho sentito alcune trasmissioni in cui si diceva che un passaggio del stradale sotto il livello normale del terreno non causa danni. Sotto io forse sopra. Taglio le falde esatto. Del gol. Forse sopra è più facile, diciamo. Allora, sopra magari sarà impattante dal punto di vista visivo, sotto è... Allora, ogni cosa che noi facciamo crea cambiando crea problemi idraulici notevolissimi. Insomma. Allora, abbiamo purtroppo finito il tempo a nostra disposizione, ma spero che il pubblico ci abbia seguito volentieri per capire quelle che sono le priorità anche di questo settore, magari. Chi lo sa, qualcuno in più andrà ad esprimere la propria, noi ci auguriamo. La propria preferenza. Grazie a Giampaolo Casarin di essere stato con noi e tra un pochino ci spostiamo a Rovigo, anzi in particolare ad Adria, per parlare di una bella iniziativa che si chiama Adria Borgo Autentico con l'assessore al turismo del comune di Adria, Patrizia Osti. A tra poco.